cartolina dal lago di Garda, siamo a Desenzano in provincia di Brescia per la terza edizione della Gran Fondo su strada South Garda Road, la classica di fine stagione, sorella maggiore della South Garda Bike, evento che si corre sempre da queste parti, però con le ruote grasse. Un cordiale saluto da Luca Ginetto e dal tecnico Sergio Fiorenzano. Desenzano del Garda è oggi una vivace cittadina di circa 25.000 abitanti, collocata all'estremità sud-ovest del lago di Garda, al centro di un ampio golfo delimitato ad ovest dall'altura del Monte Corno e ad est dalla penisola di Sirmione. E qui abbiamo visto la vigilia della gara, ci sono state le piccole gare per i più giovani, oltre 100 baby ciclisti alla partenza e poi tra le tante proposte sportive anche le evoluzioni del pluricampione italiano di bike trial Alberto Limatore. Immagini dall'elicottero, siamo arrivati al momento della partenza con il viale centrale di Desenzano del Garda, sono oltre 1800 i partecipanti a questa terza edizione della South Garda Road. Presenti in griglia ci sono tantissimi campioni, ma anche ci sono biciclette d'epoca. Parteciperanno alla manifestazione Garda Legend, manifestazione riservata alle bici d'epoca e ai ciclisti vestiti proprio come un tempo. Scortati da una Mercedes d'epoca sono partiti oltre 50 ciclisti d'altri tempi pronti ad affrontare un percorso di 60 km e con loro bellissime vecchie biciclette, davvero particolare e suggestiva, ma siamo entrati nel vivo ora della competizione e non potevano mancare due grandi campioni dello sport olimpico come Antonio Rossi, campione di canoa, e Yuri Chechi, il signore degli anelli. Corrono per la provincia di Brescia la loro maglia, ma questi sono gli atleti naturalmente schierati in griglia di partenza, dicevamo oltre 1800, il lungo lago di Desenzano, simpaticamente invaso dai ciclisti, abbiamo visto anche tre splendide modelle con il tricolore, si brinda alla terza edizione con gli atleti anche Ernesto Colnago, abile creatore di biciclette, famoso in tutto il mondo, presente a questa edizione, a questa manifestazione. Poi abbiamo visto naturalmente la presenza di Yuri Chechi e Antonio Rossi con dunque tanti atleti. Tra questi abbiamo visto Marco Trentin, più conosciuto nel mondo della mountain bike, le ruote grasse più che nelle Gran Fondo, ma siamo dunque anche pronti, abbiamo visto anche le autorità locali, dal comune, la provincia, la regione Lombardia, e pronti e via, pronti dunque per la terza edizione della South Garda, edizione 2010-2011, dall'elicottero abbiamo visto il lungo lago invaso dai ciclisti, i partiti ora dovranno affrontare 127 km della Gran Fondo lungo il percorso. Si può optare per quello medio di 97 km e uno corto di 66, lo stesso che faranno gli amici delle bici d'epoca, e noi andremo a seguire con la nostra sintesi il percorso lungo di 127 km e dunque davvero competizione molto molto suggestiva. Abbiamo visto in testa anche con il numero 8 Yuri Chechi, poi dall'elicottero la testa della gara che stava lasciando ormai il centro storico di Desenzano, e quindi poi la partenza anche per le ultime griglie, se la prendono un po' più comoda, qui l'importante è arrivare al termine della gara, non c'è fretta, una grande festa per tutti, ricordiamo oltre 1800 atleti impegnati, c'è chi anche approfitta per fare quattro chiacchiere con gli amici durante la corsa. Intanto siamo tornati alla testa della gara e stiamo lasciando il lungo lago di Desenzano, dicevamo tra i favoriti di questa edizione sicuramente ci sono Alessandro Bertuola, Marco Trentin, Marco Spada, Tiziano Lombardi, tanti sono anche gli atleti esteri iscritti alla South Garda Road. Dall'elenco degli iscritti figurano corridori inglesi, tedeschi, soprattutto questa è una zona ricca di turismo dalla Germania, poi abbiamo visto anche
la telecamera dall'elicottero molto radente alle acque del lago, davvero particolare. Dunque, torniamo però alla cronaca, siamo sempre alla testa, il gruppo ancora in testa e qui naturalmente lo striscione di benvenuto dalle località toccate dal tracciato di questa terza edizione della Saugarda Road, l'acqua del lago di Garda, mentre intanto il gruppo si porta fuori dall'abitato di Desenzano verso Padenghe e notiamo tra i primi Davide Schieratura con il pettorale numero 32 della Wiener Factory Team Nautilus, eccolo, l'abbiamo visto proprio a sinistra del teleschermo che si è portato nelle prime posizioni, primi chilometri, l'elicottero insiste ancora sul lungo serpentone di atleti lungo la cosiddetta Gardesana e davvero un'immagine molto particolare e suggestiva, come vedete qui siamo in testa alla gara e la velocità è fin da subito sostenuta, primi chilometri dunque di tratti di sali e scendi verso Padenghe, Soiano al 12° chilometro, Salò al 30° per portarsi poi verso l'unica vera salita del percorso, la salita di Tesio che porterà gli atleti a quota 720 metri in 7 chilometri appena, un'ascesa molto dura, ci sono i primi tentativi di uscire dal gruppo, questo è Davide Schieratura della Pro Team Wiener Nautilus che tenta di allungare ma è subito ripreso dal gruppo, rapporti che naturalmente sono ancora lunghi per gli atleti in questi primi chilometri, il livello totale del percorso della Gran Fondo è di oltre 1400 metri, tanto i seguitori sono tirati dal numero 203, ma attenzione perché ancora si continua l'azione solitaria di Davide Schieratura, Pro Team Wiener Nautilus che si alza sui pedali, siamo già al 10° chilometro, precisamente a Soiano, come indica anche il cartello turistico, mentre ancora nel gruppo si lotta, un'andatura un po' turistica nelle retrovie, la gara è davvero lunga e ci sarà tempo per consumare tutte le energie, ricordiamo infatti 127 i chilometri della Gran Fondo, dunque davvero non c'è fretta nel gruppo per recuperare il fuggitivo, siamo in comune di Manerba, si intravede l'antica Pieve, il gruppo intanto si è ricompattato, dunque situazione che viene annullata nella fuga di Davide Schieratura, dietro il gruppo appunto si sfilaccia e qui attenzione perché ancora qualche avvisaglia e qualche tentativo di fuga in questa fase con il 159 Marco Fronza, gruppo sportivo Team Bike Service a tirare il gruppo. Velocità, dicevamo, molto molto sostenuta, ma davvero suggestivo e particolare anche questa fase del lago con le acque appunto del lago di Garda. Stiamo diretti verso Salò, sono usciti dal gruppo il 177 Fabio Laghi, poi il 153 Andrea Pagliani, stanno alternando in questo tentativo di fuga e ripresi frontalmente. Si sono aggiunti altri due atleti che sono Adriano Lorenzi della Avesani e Massimo Picco con la divisa di campione italiano di categoria. Dunque attenzione, ma via via attenzione, perché aumenta ancora una decina di atleti, due poi quattro, adesso una decina. Siamo intanto al 20° chilometro in leggera salita, Marco Trentin si volta a controllare la situazione alle sue spalle, inseguono il 173 Simone Boscaini della Turnover e il 234 Marco Fochesato del Velo Club Piana. Questa è la situazione dunque di gara, tanto rilevamento cronometrico per gli atleti che sono rimasti in 13 ora nel gruppo di testa aperto da Alessandro Bertuola del Team Wiener e chiuso
dal 179 Michele Rezzani del MGK Vis, atleti ben noti agli appassionati del mondo del ciclismo, sia delle gran fondo ma anche delle gare su strada, atleti con grandi trascorsi. Ora Alessandro Bertuola, questo tratto in leggera salita, dietro a lui c'è Marco Spada, MGK Vis, dietro di loro un gruppo di 9 atleti, a tirare Fabio Pasquali del team Pata Nuova Arca. Stanno cercando di agganciare Bertuola e Spada, che hanno guadagnato, vedete qui il gruppo proprio della MGK Vis che sta cercando di aiutare Marco Spada, il fuggitivo, perché c'è il ricongiungimento effettuato. Dunque adesso ci sono 7 atleti in testa con il gruppetto chiuso dal 176 Ersilio Fantini, poi Marco Spada. Davvero gara molto spettacolare,